invitato e vorrei contribuire a questo seminario mettendo in evidenza alcuni aspetti che a mio avviso devono accompagnare gli studi che riguardano i terremoti, il rischio vulcanico, ma direi in generale tutte le scienze della Terra cosiddette. Queste scienze che raggruppano un po' tutte le discipline che vanno dalla climatologia, la geofisica, la sismologia, la vulcanologia e che hanno in comune l'oggetto di studio, ovvero il pianeta Terra, in tutte quelle che sono le sue manifestazioni superficiali e non, i rapporti con gli altri corpi dell'universo, tutti i processi che sul pianeta e all'interno del pianeta hanno luogo e soprattutto tutte le ripercussioni che questi fenomeni hanno sulla vita dell'uomo. Ecco, le scienze della Terra e la geofisica, che è poi il chiaro emblema diciamo di come abbiamo subito una trasformazione nel corso del tempo in risposta anche alle esigenze del progresso dell'uomo, sono passate da scienze descrittive, quindi scienze basate sostanzialmente sull'osservazione e la classificazione dei fenomeni, sono passate a quantificare quei fenomeni, a riprodurli mediante modelli. Ovviamente, come diceva il professor Boschi, è impossibile ricostruire un vulcano, però attraverso dei modelli si può mettere a punto una teoria che poi in qualche modo possiamo usare per prevedere quei fenomeni, per controllarne gli effetti e per definire strategie di intervento per porvi rimedio, diciamo così. Un aspetto che vorrei mettere in evidenza è l'attenzione alla comunicazione, in particolare alla divulgazione scientifica, che ormai è diventata una necessità, una priorità che noi del mondo della ricerca, ma anche i cittadini, sentiamo molto forte. Ecco, è necessario che i risultati della ricerca scientifica vengano divulgati e il Centro di Spoleto nasce con questo obiettivo primario, proprio di questa comunicazione con tutti i soggetti che fanno parte della società. Quindi stiamo parlando sia dei cittadini che vogliono informarsi su quelli che sono i rischi a cui vanno incontro, i legislatori che devono sancire delle norme per permettere alle conoscenze scientifiche di tradursi in uno strumento operativo sul territorio, gli enti locali che sono poi gli enti preposti alla tutela, alla gestione e all'organizzazione del territorio, ma anche il mondo professionale, i tecnici, coloro che materialmente nella loro pratica quotidiana sono operativi sul territorio, quindi traducono, hanno bisogno di conoscere ciò che la scienza ha raggiunto per poi tradurla in un intervento operativo sul territorio. E infine i decisori politici, che poi sono materialmente coloro che definiscono le strategie di intervento. Un esempio di come in realtà questo trasferimento di conoscenza già esiste è costituito per esempio dalle mappe di pericolosità sismica che l'Istituto Nazionale di Geofisica ha messo a punto e che sono diventate riferimento normativo per l'intero territorio nazionale. Ecco come una conoscenza scientifica si traduce in norma, e la norma è il riferimento per chiunque, tecnico, politico, chiunque, qualsiasi cittadino voglia costruirsi una casa, ha necessità di utilizzare dei numerelli sostanzialmente che provengono da quella carta di pericolosità. E ora, tra tutti i soggetti di cui è composta la società e il mondo scientifico, spesso fanno da intermediari i mass media. E questo è un aspetto molto importante e delicato, merita molto
molta attenzione e responsabilità. Responsabilità in prima battuta da parte dei ricercatori che devono adoperarsi affinché il messaggio, la conoscenza scientifica raggiunga in modo quanto più corretto possibile gli utenti di quella conoscenza. E troppo spesso gli organismi preposti alla divulgazione delle conoscenze scientifiche non possono offrire delle visioni distorte o magari affette da ideologie, da pregiudizi, trasferendo alla società anche una sorta di diffidenza nei confronti della scienza e quindi aumentando quello che è il distacco tra mondo scientifico e società. Ecco, secondo me uno degli obiettivi, e questo centro ne è un segnale molto forte, è quello di migliorare questa interazione e questo si può fare garantendo una sempre più qualificata presenza di scienziati all'interno dei canali mediatici. L'esempio del terremoto a Roma, che sicuramente sarà giunto anche a voi, è proprio un esempio della difficoltà con cui spesso il messaggio scientifico, che spesso il messaggio scientifico incontra nel proprio cammino per raggiungere la gente. Voi avete saputo il fatto che molta gente non si è presentata al lavoro, hanno preso i giorni di ferie a Roma, le strade erano deserte. Ecco, mettendo in luce quella che è ancora un atteggiamento di scaramantico quasi nei confronti del, cioè mettendo in luce sostanzialmente anche una difficoltà nel porre in connessione questi due mondi. Ecco, secondo me questo centro oggi vuole ricercare migliorare questo contatto. Ecco. È anche vero che i modi, i tempi della comunicazione sono molto cambiati. Se pensate a internet, soprattutto è cambiata la velocità con cui noi possiamo acquisire le informazioni e la quantità di informazioni che noi riusciamo ad ottenere, ma contemporaneamente a mio avviso non è aumentato il livello qualitativo delle informazioni che noi possiamo trovare e questo è un punto cruciale secondo me, perché è proprio nella qualità di ciò che lo scienziato trasferisce che risiede a mio avviso il valore culturale che può trasmettere. Se è vero che la scienza è cultura, come tutti i filosofi della scienza asseriscono ormai da anni, è proprio nel divulgare la conoscenza scientifica che sta il valore culturale. Ecco, secondo me lo scienziato, tra virgolette, può agevolare un passaggio culturale fondamentale e necessario nel nostro momento storico che riguarda proprio il modo di rapportarsi dell'uomo alla natura. La natura, il fenomeno naturale in generale, non deve più essere ovviamente avvertito come un qualcosa che suscita paura, impotenza. La natura non deve essere considerata un qualcosa o da salire o da cui difendersi. Va ricercato un equilibrio funzionale e sostenibile. Sostenibile nel senso che vale oggi, ma deve avere un occhio anche al futuro, alle future generazioni. Ecco, questo passaggio culturale, secondo me, può essere agevolato dallo scienziato. E in questo trasferimento di valore del proprio ambiente, sicuramente ci sarà anche un maggiore rispetto della sua integrità, perché il cittadino viene investito anche di responsabilità rispetto al territorio che lui abita e quindi sarà lui il primo a pretendere anche da chi governa, da chi gestisce quel territorio, il dovuto rispetto. Secondo me questo è un passaggio culturale che volevo mettere in evidenza. E allora, sulla base di tutto quello che vi ho detto fin qui, come i medici per primi all'avanzare della tecnologia sono stati messi di fronte alla necessità di interrogarsi sulle implicazioni etiche della loro attività, pensate alle manipolazioni genetiche, allo stesso modo gli scienziati della Terra, diciamo così, si interrogano sempre più su quelle che sono le implicazioni etiche, sociali e culturali delle loro attività e soprattutto
dell'applicazione dei risultati delle loro ricerche all'ambiente e degli effetti che una scelta piuttosto che un'altra può provocare. Ecco. E è nata così la geoetica, questa nuova disciplina che fa i suoi primi passi in Italia e che si occupa di emergenze ambientali, dall'inquinamento ai rifiuti, all'effetto serra, a un uso razionale e sostenibile delle risorse naturali, si occupa della pericolosità e dei rischi del territorio, del problema di sviluppare tecnologie ecocompatibili e della difesa dai rischi naturali. Ecco, in Italia pensate la difesa dai rischi naturali, l'importanza che ha, è una cosa gigantesca, perché noi al di là, oltre il fatto delle perdite di vite umane che è fondamentale e che diciamo deve essere l'obiettivo primario di ogni nostra attività di ricerca, pensate anche al costo economico che la difesa dai rischi comporta in Italia, che è stata nel passato e ancora oggi un grosso limite per uno sviluppo sano del nostro sistema paese. Ecco, tutta questa problematica viene analizzata dalla geoetica con l'intento di promuovere un ruolo sempre più sociale delle geoscienze in generale, di rivalutare il patrimonio geologico come un valore scientifico, culturale ed educativo per tutti i cittadini, perché poi i ricercatori, oltre ad essere scienziati, sono anche cittadini, quindi poi si scontrano materialmente con i fenomeni che possono investire chiunque. E infine orientare la società verso comportamenti appropriati nei confronti della geosfera, almeno ci proviamo. Tutto a seguito degli eventi catastrofici che ci hanno funestato, pensate al Giappone, grossissimi eventi che abbiamo avuto negli ultimi anni, pensate all'Indonesia, pensate ad Haiti, che i temi di dibattito si sono ampliati tantissimo, per esempio come migliorare il contributo in questi momenti, che noi possiamo dare in questi momenti di emergenza, o anche migliorare, come abbiamo detto, il rapporto tra comunità scientifica e opinione pubblica, il rispetto delle normative, il supporto alle decisioni politiche, l'organizzazione di strumenti anche educativi che portino a una maggiore consapevolezza, soprattutto nei giovani. Ecco, tanto si può fare, ma tutti questi argomenti vanno articolati, a mio avviso, in una prospettiva prudente e flessibile sicuramente di ridimensionamento anche delle certezze scientifiche. Il fatto di rimettere in discussione, o comunque di avere sempre uno spirito critico rispetto a quanto si è acquisito finora, non vuol dire rimettere ogni volta tutto in discussione, ma semplicemente vigilare, perché si sa che la scienza si è evoluta anche attraverso degli sbagli, delle rettifiche, quindi ecco, essere aperti a questo confronto e soprattutto accompagnare questi temi con una seria riflessione sulla non immutabilità delle conoscenze. Ecco, questo secondo me è un aspetto molto importante. Concludo ribadendo che appunto la conoscenza scientifica ha senz'altro un obiettivo fondamentale da perseguire con tutti i nostri sforzi, che è quello della pubblica utilità, ma oltre questo obiettivo c'è necessità di far maturare nella società un nuovo rapporto con i fenomeni naturali, ricercando un equilibrio funzionale con l'ambiente. Ecco, lo scienziato può agevolare questo passaggio culturale. La conoscenza scientifica trasferisce alla gente il valore culturale del proprio territorio come patrimonio comune da salvaguardare e condividere, e io auspico che i valori della bioetica sostengano ogni processo decisionale sulla gestione del territorio, integrandosi con quelle che poi sono le considerazioni economiche, tecniche, logistiche, e questo si può fare a tutte le scale, alla scala di un centro abitato, alla scala di una regione, a livello nazionale. Come si concretizza tutto questo? Beh, Spoleto, qui questo centro di documentazione, mi sembra proprio l'esempio di come questo può diventare operativo,
Questo centro, che si propone come luogo di riflessione e sviluppo di idee, punto di convergenza multidisciplinare sia a livello nazionale che internazionale, centro di coordinamento di sinergie scientifiche, ma allo stesso tempo una struttura radicata sul territorio e in quanto tale punto di contatto con le realtà locali, con gli enti, le altre realtà istituzionali e con i cittadini. Ecco, il sapere scientifico deve tradursi, secondo me, in costruzione di consapevolezza sociale sul territorio, trasferimento di responsabilità a garanzia di salvaguardia del territorio stesso. Ecco, tutto questo, secondo me, oggi parte da qui. Vi ringrazio per l'attenzione.